Pronto? Servizio mobile della Caritas. Sì, signora, i volontari stanno arrivando. È da 2017 che vengo qui a fare lo shopping, dico, perché qui trovo le cose perfette, soprattutto per le mie bimbe. Sono arrivato a Rovereto nel 1990, ho ridato la mia casa, ho conosciuto questa Caritas. E adesso ho cominciato a dare una mano a trasportare mobili. Ragazzi, andiamo, primo ritiro della mattinata. Mi chiamo Mauro Pizzini, sono referente per il magazzino mobili. La casa dovrebbe essere questa proprio. Ci troviamo a Rovereto, in un ex stabilimento. Il nostro lavoro principale è quello di ritirare i mobili che le varie famiglie ci donano, per poi metterli a disposizione a un prezzo praticamente simbolico per coloro che ne ha bisogno. Grazie all'8 per 1000 abbiamo potuto ristrutturare tutto l'ambiente, adattarlo ai nostri bisogni e proseguire nell'attività. Abbiamo la preziosa collaborazione dei volontari, che mettono a disposizione le loro mattine, turnandosi, mi affiancano appunto nel ritiro, nella sistemazione e poi anche il venerdì pomeriggio nella vendita dei mobili. Filippo ha finito di sistemare la cerniera, ne faccio gli altri mobili adesso? Sì, Daniel, aiutami a spostare quella credenza. Abbiamo delle persone che vengono che sono a volte disperate perché non riescono a far fronte ad acquistare appunto un mobilio, magari hanno la casa ma ce l'hanno vuota. Quindi noi cerchiamo con calma di spiegargli che qua possono trovare qualsiasi tipo di mobilio e con dei costi simbolici. Capiscono che qua possono anche trovare dei legami, anche di amicizia sono nati. Da quando sono arrivato qua ho conosciuto tutta la gente, tutto lo staff, veramente un ottimo rapporto. Ho visto che gente è contenta quando prende il mobile, quando arredano la loro casa. Ci sono delle persone che vengono regolarmente, non dico quasi tutti i venerdì, ma spesso, e sicuramente non è tanto per l'acquisto del mobile o magari anche per quello, ma sicuramente anche per una fame, diciamo, di relazione e di contatto con le altre persone. Sono contentissima, se no non ce la facevo.